Personalmente creo que Milán es una ciudad mestiza, pero que se niega a serlo, ¿no? Y me hace recordar bastante a Lima, pues que Lima prácticamente es eso, también es la cuna del mestizaje peruano, es el espejo de un país plurinacional, es el espejo de un país multicultural. Aquí lo que encuentras son comunidades aisladas, pero unidas, y eso, por ejemplo, también es positivo. Que eso no lo he visto en otras ciudades tampoco, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, ya el hecho de ser peruano, saber que hay una comunidad que aunque no esté organizada al 100% o articulada entre ella, pues existe, ¿no? Existe una comunidad que de alguna manera pues trata de hacer eventos culturales, de hacer encuentros y hablando de lo que pasa en el país y cosas de ese tipo. Y eso es algo muy bonito también, que tiene Milán, que a diferencia de otras ciudades no lo he visto. Milano, per esempio, adesso deve gestire queste cose. Poi c'è l'opportunità che vedo la contribuzione della cultura, la cultura sociale, la cultura, per esempio, che si manifesta attraverso tutte le sue tradizioni, le danze, la musica, la gastronomia. Questi sono elementi importanti che danno valore non soltanto al Perù, anche in Italia. Il Perù si è modificato anche con diverse culture, oggi abbiamo un mix di identità, che non è facile definire un'identità peruviana per il vasto e estenso territorio e molteplici identità di persone hanno definito una identità peruviana mista. Sono una persona che non ha più un paese, se non ha due paesi insieme, cioè l'Italia perché mi ha dato tanto e il Perù perché mi ha dato tanto da piccolo anche. Sì, sono peruviano, tutto quello che vuoi, però abitando in Italia mi sento anche un po' molto italiano. Non sono di quelli che ti dicono no, io vengo per 10, 15 anni, 20 anni e poi me ne torno, me ne vado al mio paese. Io sinceramente fino ad oggi ti dico non penso tornare in Perù, ma il destino non si sa mai com'è, no? Io oggi sono qui in Italia e voglio continuare in Italia, continuare avanti. Guardo sempre il mio paese come naturale, ma come ti dico, sono tra questi due lati, non posso privilegiare un lato con l'altro. Quando vedevo delle manifestazioni di promozione turistica per il Perù, io vedevo sempre una sola cosa, vedevo Machu Picchu, il lama e la contadina andina. Perché ci incasiniamo in questo modo e ci chiudiamo così? Però devo dire che c'è stata un'evoluzione, non? Perché sicuramente così come me ce n'erano anche tanti e chi lavorava anche si faceva la stessa domanda, perché facciamo questo? E allora adesso sì, vedo che si mostra molto più la diversità, sia come elementi paesaggistici che tra le persone. Vedo già diverse faccine di peruviani, già diversi, già uno più dell'altro così, chi ha l'origine giapponese, piuttosto che cinese, piuttosto che afro, eccetera. Adesso sì c'è un'evoluzione e questo fa piacere.